Ehi la ciurma, questo sarà un brevissimo video che è stato registrato dopo quello che vedrete questo sabato, perché nel frattempo, come avrete potuto leggere nei commenti dello scorso video di Mindtest, sono venuto a conoscenza del triste fatto della scomparsa, della morte di Real Bad Angel. Forse mol non molti di voi lo conoscevano, forse non molti di voi sapevano chi fosse, ma si è trattato di un uomo, aveva 43 anni, uno sviluppatore polacco di nome Maciej, che ha collaborato per tanto tempo nel progetto di Mindtest, è stato uno dei programmatori migliori e che più si è dato da fare per questo videogioco nel tempo libero, volontariamente, dedicando un sacco di tempo. Sono suoi progetti, per esempio la mod Technic, che io ho sempre molto apprezzato, che ho molto utilizzato nelle mie serie, di cui fanno parte questi macchinari e molte altre cose. Sono progetti suoi anche l'Unified Inventory, che è quello che utilizzo, che ha aggiunto appunto insieme la crafting guide. Scusate. Il teletrasporto a casa e questo paio di altre cose. Più ha lavorato anche al progetto per la minimappa. Gioco nella sua globalità. Ha collaborato anche per la Maze con altre mod. La World Anchor anche progetto suo. E niente, io mi sentivo davvero di dovergli dedicare almeno un video per ricordarlo, per ricordare quello che ha fatto, per ricordare anche le chiacchierate, le volte in cui abbiamo giocato insieme. Adesso era molto che non lo sentivo in realtà più personalmente, ma 5-6 anni fa c'è stato un periodo in cui praticamente ogni giorno tornavo dall'università e mi collegavo sul suo server europeo e passavamo del bel tempo insieme. È strano. È strano perché è una persona che non ho mai conosciuto fisicamente, ecco, un uomo che non ho mai conosciuto in real life, ma con cui ho condiviso tante cose e che per questo mi mancherà. Mi mancherà, ma come mancherà tutta la community. Metterò magari poi anche in descrizione il thread, il topic, diciamo, lui dedicato sul forum di Mindtest. E mi spiace. Mi spiace davvero un sacco. Nei prossimi episodi in futuro magari penserò anche a qualcosa da dedicargli. Un'idea potrebbe essere quella di dedicare la galleria d'arte in sua memoria, o costruire qualcosa ad hoc. Se avete dei suggerimenti, scrivetemelo qua sotto, come al solito nei commenti. Quante volte ci ho anche litigato con Real Bad Angel. Forse ne ho parlato anche qua, di quanto lui fosse fissato con il fatto che doveva essere così verosimile Mindtest, e quindi che da un fiore non potevi avere 4 unità di colorante, o che non potessero esserci isole fluttuanti o macchinari troppo potenti. Niente. Vado a concludere prima di diventare troppo noioso, ma ti ricorderò Real Bad Angel.
ricorderò per tutto quello che hai condiviso con me, che hai condiviso con tutti, perché non hai mai ricevuto un centesimo da tutto quello che hai fatto per noi giocatori, per noi appassionati di Mindtest, per chi voleva una bella alternativa a Minecraft, per chi voleva dei bei progetti. Ciao Real Bad Angel, grazie.